Il Vespa Club di Vasto ha organizzato Piazza Rossetti in Vespa, giocando ovviamente sul termine Vespa Festa, insomma, ma è chiaro che la Vespa, una vecchia Vespa, è sempre una festa, sia quando gira da sola che quando, come in questo caso, viene associata a tante Vespe con sorelle che poi raccontano la storia del nostro paese. Massimo Altieri è il presidente del club che ha organizzato questo evento. Sì, sì, questo è il primo evento che è stato organizzato a Vasto come Vespa Club Vasto. Siete molti, avete molti associati al vostro club? Quest'anno ne siamo 71 e rispetto all'anno scorso abbiamo raddoppiato il numero dei soci e ci stiamo organizzando per altri eventi in merito. Presidente, ma che cosa induce una persona col passare degli anni a mantenere intatta la propria Vespa, la propria moto e poi associarsi al vostro club? L'amore per qualcosa che in ogni momento ti dà l'idea di libertà. Ti metti su una Vespa e puoi girare come se non ci fossero barriere. Perché voi ricordate soprattutto di quando veramente tanto tempo fa non c'erano barriere, il traffico era molto ridotto rispetto ad oggi e giravano in effetti molte Vespe. Non dimentichiamoci che negli anni 50-60 il popolo italiano è un'intera generazione è nato su una Vespa. Senta Presidente, qual è la Vespa più vecchia? La Vespa più vecchia che abbiamo in esposizione è quel modello 125 di motore del 1948. Quindi proprio nell'immediato secondo dopoguerra. Due anni dopo la nascita della Vespa, quindi un pezzo molto raro. Senta, poi la Piaggio ha continuato a fare la Vespa, sì, nei vari modelli, uno dei modelli più recenti invece, giusto per far vedere la differenza, sì, con quello del 41. Uno dei modelli più recenti è un Vespone che abbiamo di un nostro socio che ultimamente è andato all'Isola d'Elba e hanno fatto un tour di 1000 km in due giorni. Ed è quella nera. Che sì, che adesso inquadreremo, che sì, è ben, sì, mantenuto. Sì, sì. Tutte ben mantenute queste Vespe. Queste sono restaurate. Restaurate. Sì, sì, sì. Senta, diamo qualche dato. Chi volesse associarsi al vostro club deve anzitutto tenere una Vespa. Sì, questo è il requisito. Sì, beh, certo, quantomeno. E quindi, quei pochi che dovessero avere le Vespe e non essere associati, che devono fare? Niente di strano, contattarci. E nominativo, la quota associativa è bassissima, 20 euro e niente. Sulla pagina Facebook? Sì, noi siamo su Facebook, Vespa Club Vasto, tra parentesi foto, e poi abbiamo un nostro sito, il Vespista di Vasto, @virgilio.it. Quindi vi possono contattare anche online? Sì, sì. Non ci sono problemi, avviene immediatamente l'iscrizione e ne siamo tanti e ci sono tante Vespe. Senta, ma fate anche dei giri tutti insieme? Sì, noi portiamo in un anno la media di 12-15 uscite per la gioia di chi ha una Vespa. E andate nel Vastese, nell'Alto Vastese? Generalmente sono giri massimo 250 km. In un giorno? Sì, sì, in un giorno, massimo 250 km, cosa che si può fare tranquillamente con la Vespa. Invece loro due non all'Isola d'Elba ma vicino all'Isola del Giglio sono stati in Vespa. Com'è stato il viaggio? L'andata abbiamo fatto due tappe, il ritorno una tappa forzata tutti insieme, ma è andata bene. Siamo divertiti, era un viaggio che desideravamo fare già da tempo, fare il cost to cost dell'Italia, abbiamo sforato un attimino, siamo arrivati al Giglio. Quanto tempo? E più o meno ci abbiamo messo 8 ore, tutta una tirata. Il giorno per andare abbiamo fatto una tappa. Invece il ritorno abbiamo fatto tutto, come si dice, una tirata? Sì, si può dire una tirata? Sì, una tirata. In famiglia siete andati? Sì, sì, in famiglia, solo io e lui. No, io e lui. Letto matrimoniale in albergo, sì, abbiamo provato nuove sensazioni. No, questo devi cancellare, cancella. Viaggio desiderato già da tempo.